Ciao a tutti, sono Wally Power 58, ogni Wally che nasce 20 anni avanti e quindi con le peculiarità e le novità del momento. Qui a bordo ne abbiamo tante di novità e le scopriremo insieme. Partiamo dalle caratteristiche fondamentali, da qualche dato tecnico. Il nuovo Wally Power 58 ha una lunghezza di 17,3 metri, una larghezza di 5 metri e un pescaggio di 1,6 metri. E, grazie all'uso di materiali e tecniche di costruzione avanzate, pesa solo 28 tonnellate a pieno carico. Anche questo Wally si distingue per il suo stile elegante, minimalista e funzionale, a partire dall'area di poppa. Questo nuovo modello ha ereditato dai precedenti le terrazze sul mare. Possiamo infatti ammirare le murate laterali abbattibili nell'area di poppa, che aperte aumentano lo spazio di intrattenimento. Si passa infatti da una lunghezza di 5 metri a una larghezza di 6,4 metri, praticamente dimensioni da 80 piedi. La spiaggetta di poppa, oltre ad avere un design nuovo, è molto funzionale, infatti è costituita da una piattaforma idraulica che può arrivare fino in acqua per il varo e l'alaggio di un tender fino a 3 metri, oppure l'alaggio e il varo di un jet ski. La passerella idraulica si incassa nel lato sinistro della piattaforma di poppa e la sua lunghezza ed inclinazione, che sono variabili, le permettono di trasformarsi in una comoda scaletta da bagno, per entrare e salire dall'acqua in grande comfort. Il prendisole di poppa è ampio e spazioso, è dotato di portaoggetti e con un avveniristico bimini a conchiglia che può sparire sotto la seduta. L'hardtop è senza montanti con il vetro curvo. Pensate che i vetri, che attenzione, sono curvi, sono stati realizzati su misura per questa particolare configurazione. Una vera sfida di ingegneria. A sinistra e a dritta dell'hardtop troviamo due comodissimi passavanti che permettono di accedere agevolmente al prendisole di prua. E ho una chicca per voi che vi farà apprezzare l'attenzione incredibile che hanno dedicato ad ogni singolo dettaglio. Guardate il prendisole di prua e noterete che le cuciture dei cuscini sono state studiate per essere la perfetta prosecuzione dei commenti del tech. Non solo, il colore grigio chiaro del prendisole non è lasciato al caso, ma è stato scelto in quanto è il colore più simile al colore che questo tech con il suo invecchiamento tenderà ad assumere nel tempo. E non solo, le casse della musica presenti non solo a poppa e negli interni, sono anche a prua e sono state nascoste nel grigliato inserito nel parabrezza. Sotto l'hardtop, che è in fibra di carbonio nell'area giorno, ci sono i classici divani contrapposti. Il tavolo rigorosamente in carbonio che si può aprire e chiudere, così come le sedie, anch'esse di design e in carbonio. Accanto al tavolo c'è un mobile ben studiato per storage e di fronte un altro mobile cucina con due fornelli ad induzione ed un lavello. La plancia di comando merita un capitolo a parte. È la sala giochi degli appassionati di mare, perché una barca non solo deve essere affascinante, ma deve anche far venire la voglia di salire a bordo e navigare. È divertente a partire dal solito bellissimo timone Wally in carbonio e il joystick per una manovrabilità più semplice e l'ottima visuale garantita da un vetro senza interruzioni, quindi senza angoli ciechi, cosa molto importante per la sicurezza della navigazione, oltre a rendere tutto più scenografico. La strumentazione Garmin con due display touchscreen con integrazione domotica. Questo ambiente è dotato di aria condizionata, ma sono state inserite delle aperture superiori sull'hardtop per garantire anche la circolazione naturale dell'aria. Entriamo all'interno del Wally Power. La dinette è caratterizzata dall'assenza di finestrature laterali. Infatti, le murate dello scafo mantengono la loro linea pulita, ma ci sono all'interno due grandi monitor in cui possiamo vedere ciò che è all'esterno, come fossero degli oblò, grazie a due telecamere esterne.
Luce però non manca, arriva sia dalle vetrature lato plancia che da un ampio boccaporto più a prua ed è molto luminosa. La zona lato sinistro della dinette può diventare una cabina opzionale. La cabina di prua è veramente molto grande e molto luminosa sempre grazie agli ostrici di prua. Ci sono queste rifiniture incredibili, sono veramente rifiniture che vorrei sottolineare perché oltre al carbonio a vista ovunque che è delle caratteristiche intrinseche del DNA Wally, le rifiniture sono bellissime perché si utilizzano tanti diversi materiali di pregio che oltre ad avere un impatto estetico meraviglioso hanno anche un feeling tattile che veramente su dimensioni di questo tipo non ho mai trovato. Scendendo in sala macchine. Nella versione non optional, la motorizzazione standard ha 3 motori PS da 500 cavalli ciascuno. Questa barca ha una carena V profonda, indispensabile per garantire la tenuta di mare di questa imbarcazione, che è stata studiata per montare la propulsione PS di Volvo Penta e quindi per garantire anche un miglior rapporto consumi performance. Questa barca, nella sua versione più performante, è in grado di raggiungere 38 nodi ed è dotata del sistema Dynamic Positioning che permette alla barca di rimanere in posizione senza dare fondo. Sono nella sala macchine del Wally Power 58. Questa imbarcazione è motorizzata con 3 Volvo Penta PS 700. È maniacale l'attenzione che è stata posta nell'installazione degli impianti e oltretutto sicuramente quando questa sala macchina è stata progettata anche nell'intento di una gestione delle manutenzioni efficiente, perché ogni impianto è molto facilmente accessibile. Questo è molto importante quando si tratta di fare delle manutenzioni. Sul Wally 58 si celebra il matrimonio tra praticità e bellezza per regalare all'armatore e ai suoi ospiti un'esperienza di vita unica.